Crema al mascarpone con uova pastorizzate. Molto più semplice di quel che si direbbe. Bastano pochi accorgimenti, soprattutto l'utilizzo di un termometro da cucina, perché andremo a realizzare la pata bomb ed avrete una crema super golosa, super montata, perfetta per essere mangiata da sola o per accompagnare i vostri dolci. Iniziamo subito, prima di tutto, con la preparazione della pata bomb. La preparazione è davvero semplicissima, ci basta mettere l'acqua in un pentolino, pochissima acqua come avete visto, aggiungere lo zucchero, avviare la cottura dello sciroppo, diamo anche una mescolata allo zucchero, poi dobbiamo aspettare che lo zucchero si sciolga insieme all'acqua e vada pian piano a scirupparsi. Dobbiamo controllare accuratamente la temperatura, poiché dobbiamo arrivare ad una temperatura di 121 gradi. Quando siamo arrivati a 121 gradi ci dobbiamo fermare e dobbiamo aggiungere lo sciroppo sui tuorli d'uovo. Inizio quindi a mettere i tuorli d'uovo nella ciotola della planetaria. Monto anche la frusta. Non inizio ancora a lavorare, inizierò a lavorarli quando siamo quasi arrivati alla temperatura giusta per lo sciroppo. Per il momento restano qui, stanno fermi e non ci muoviamo. Controlliamo la temperatura, siamo a valori molto 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 bassi, dobbiamo aspettare che appunto lo zucchero si sciolga completamente. Da quel momento in poi la temperatura pian piano inizia a salire, si formano le bollicine e quindi vi accorgete praticamente che lo sciroppo sta sciroppando. Inizio la lavorazione dei tuorli perché lo sciroppo è quasi a temperatura. Arrivato a temperatura lo verso sui tuorli. Lavoro fino a montare completamente i tuorli, in questo caso con lo sciroppo, quindi con lo zucchero, per ottenere un composto gonfio spumoso e mi accorgerò che è pronta la pata bomb poiché va anche a raffreddarsi. Adesso è bollente perché ovviamente c'è lo sciroppo. Benissimo, ho ottenuto un composto gonfio, spumoso e freddo. La vostra pata bomb è pronta. Possiamo ripulire le fruste e siamo pronti per proseguire la ricetta. Soprattutto inizialmente, se avete difficoltà ad incorporare il mascarpone, poiché la crema di tuorli e zucchero è bella soda e il mascarpone altrettanto è bello sodo, potete aiutarvi con una frusta, in questo modo qua. Qui la mia crema al mascarpone è pronta, crema al mascarpone con uova pastorizzate, perfetta per essere servita come dessert anche nelle coppe, per accompagnare i vostri dolci preferiti come biscotti come lingue di gatto o il panettone o la colomba, o per essere utilizzata come base per un tiramisù con uova pastorizzate. Assaggiamo! Strepitosa, questa mi sa che la finisco così, non finisce nel dolce al quale era destinata. Se vi è piaciuta questa ricetta iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video ricette in uscita, lasciatemi un like ed un commento e vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao!